Italia c'è lavoro in qualche punto nero capita, ogni volo che finisce sotto un telo irrita, noi che qui pure Pepponi se il Vangelo lo agita, un po' si esagita, dopo un po' si sventola, senti un po' che caldo fa, affa tutto l'anno, più brevemente affanno, non sanno a quale conclusione non approderanno, noi l'Italia siamo e non la stia rappresentando, ciurma ai posti di comando, mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro complici, amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti, incassano tangenti celandoci le fonti, a cappucci e cornetti sulle fronti, qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione. Eccoci qua con Talenti Sprecati, amici, stiamo per partire, non ci lasciate. Troppi furbetti nel nostro quartierino e tutti ci intercettano con il telefonino, ci piazzano vallette nude sopra lo zerbino e paparazzi sui terrazzi del vicino, ragazzi che casino, senza via di scampo, chiusi dentro al plastico di quel villino c'è venuto un crampo, siamo titolari confinati a bordo campo, ci fan pagare l'acqua più salata dello shampoo, oh magari mi sbaglio, ma vedo tutti quanti allo sbaraglio, meglio darci un taglio, figli mai usciti dal travaglio, qui da masticare non ci resta che il bavaglio, qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione. Amici, amici ascoltatori, eccoci qua con la seconda stagione di Talenti Sprecati. È Emiliano Ginestrini che vi parla. Niente paura, credevate che non ci fossimo più, invece siamo sempre a tenervi compagnia, più carichi che mai. Dopo quest'estate di vacanze anche godrecce, qui ci parleranno i miei collaboratori che vado a salutare. Quindi vado a fare un saluto innanzitutto a Pantera che mi affianca come l'anno scorso, puntualissimo, vicino alla mia postazione. Ciao Emiliano, ciao Fabrizio, e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. My dear Reggie, my dear Anna, I love you so much and this radio show is dedicated to you. Fabrizio, buongiorno, e con quale spirito partiamo in questa stagione? Sei carico? Buongiorno, buongiorno Emiliano, buongiorno Pantera, sono più che carico, anch'io pronto per questa nuova avventura, il secondo anno di Talenti Sprecati, chi l'avrebbe mai detto, ma siamo di nuovo qui, è passato del tempo ma io sono certo che i nostri ascoltatori ci hanno aspettato con fiducia e noi non li deluderemo. È vero che ci hanno un po' scritto i nostri ascoltatori perché temevano che non tornassimo, sentivano la nostra mancanza. Abbiamo avuto diversi fan sull'orlo dell'esaurimento nervoso, o sbaglio? Esatto Emiliano, come saprete, come sapranno anche tutti gli altri nostri fan, abbiamo avuto un'ingente quantità di missive pervenute al nostro indirizzo, che lo ricordiamo subito perché non fa mai male, talentisprecati@libero.it. E le testimonianze di fiducia e di affetto sono state veramente numerose, facciamo fatica, anzi è praticamente impossibile leggerle tutte, dare spazio a tutti gli ascoltatori che hanno voluto contattarci in questi 3 mesi, però noi faremo il possibile. Allora cominciamo subito, che dici Fabrizio? Ma certo, prima di cominciare con la prima delle nostre rubriche, che è appunto quella della posta, a cui Emiliano spero che tu mi possa dedicare una sigla, ci preme mettervi al corrente di un fatto accaduto poco fa che ci ha lasciato al tempo stesso impietriti e felici. È difatti giunta in redazione la telefonata di Sua Santità Papa Francesco, che ormai sta sempre attaccato al telefono a chiamare la gente. Ci ha fatto i complimenti per la trasmissione, ci ha detto che la segue sempre in compagnia del Cardinal Bertone, a proposito, ciao Tarcisio, e voleva rispondere al sondaggio. Noi, pur ringraziandolo per i suoi elogi, non abbiamo potuto ottemperare alla sua richiesta, poiché dobbiamo ancora lanciarlo il sondaggio. Lo faremo nel prosieguo del programma. Esatto, lo faremo nel prosieguo del programma, perciò invitiamo Sua Santità e tutti gli altri amici che sono all'ascolto di rimanere con noi. E poi magari potrà richiamarci se vuole per esprimere la sua opinione. Ma non tergiversiamo oltre, Emiliano, e se tu sei d'accordo, io sono pronto per ascoltare la sigla con la quale lancerai la rubrica della posta. Un rullo di tamburi, Fabrizio, perché di più non si può. Cioè, ma questo, mi sembra appropriato. Questa è una rubrica che i nostri ascoltatori aspettano con impazienza, visto che ci hanno scritto e vogliono sentirsi citare. Esatto, mi sembra appropriato questo rullo, mi sembra proprio confacente al momento. Meno male, stanotte non dormivo al pensiero di non accontentarti. No, per questa volta ce l'hai fatta, continua così.
Come dicevo poco fa, è stato veramente appagante poter misurare l'affetto che i nostri ascoltatori nutrono per noi contando l'incredibile quantità di messaggi che ci sono arrivati. E poiché, come dicevo, è assolutamente impossibile leggerle tutte, non ne leggeremo nessuna. Ma no, stiamo scherzando. Certo che ne leggeremo qualcuna, amici a casa, però perciò restate all'ascolto e chissà che tra poco non leggeremo proprio la vostra. Cominciamo dunque con la mail che ci ha inviato pochi giorni fa Maurilio dalla Sardegna. Cari amici di Talenti Sprecati, scrive Maurilio, questi mesi estivi sono sembrati non trascorrere mai. Ogni sabato pomeriggio mi sembrava vuoto senza le vostre voci a farmi compagnia. Anzi, dirò di più, ora che siete tornati di nuovo a trasmettere, la mia vita ha di nuovo un senso. Continuate così. Un saluto dal centro di igiene mentale di Orestano. Grazie, grazie per le tue parole di stima, caro Maurilio. Sono queste le parole che ci stimolano a fare sempre meglio. Volete rivolgere un saluto a Maurilio anche voi, Meniane e Pantera? Sì, Maurilio, ciao. E noi saremo per altri 10 mesi continuamente a vostra disposizione. Potrai anche ascoltarci in registrata durante la settimana su www.stapradio.it, per cui se vuoi potrai anche ascoltarci ogni giorno. Pensa all'opportunità che ti diamo. Esatto, esatto. E se non riesci a riprodurre l'ascolto della trasmissione differita, chiedi agli infermieri se ti possono sciogliere per un attimo la camicia di forza. Un saluto anche da parte mia. Maurilio ha un nome originalissimo, che ricorda quello di Maurilio De Zolto. Ma guarda, Maurilio che io saluto, è il barista di Orfermi, dove ogni mattina all'uscita dalla metro mi reco a prendere il mio caffè lungo. Ora me lo fa senza neanche che io glielo chieda, caffè lungo e bicchiere d'acqua minerale mi fa trovare vicino alla zuccheriera, quindi mi accontenta come un principe. Benissimo, e quale cosa migliore di cominciare la mattinata con un cameriere che è più di un cameriere ma un amico? Poi bisognerebbe fare anche un sondaggio, Fabrizio, se i nostri ascoltatori preferiscono il caffè lungo o il caffè ristretto, perché... Okay. Ti entra, perché io il caffè ristretto, siccome ci metto parecchio zucchero, cioè mi rimangono i grumi di zucchero dentro al caffè quando bevo, mentre il caffè lungo si allungano meglio. Comunque, vabbè, ne parleremo. Certo, sì, mettiamo comunque questa tua idea in cantiere e verrà sicuramente trattata al più presto. Proseguiamo ora con la lettera speditaci da Rossana. Era per me una vera e propria fonte di benessere ascoltare un programma così ben fatto, ricco di approfondimenti culturali e al tempo stesso capace di far ridere, sensibile alle opinioni degli ascoltatori e con un occhio attento sull'attualità. Perciò volevo chiedervi se sapevate quando ricomincia la trasmissione radio di Fiorello. Certo che forse questa ascoltatrice ha sbagliato indirizzo, forse. Rossana mi ricorda il titolo di una canzone di Vecchioni. Rossana, è una bella canzone. Dell'altra. Beh, salutiamo anche il nostro amico Roberto Vecchioni, professore. E anche Rossana, magari da questo sbaglio. Ma tu non hai nessuna amica che si chiama Rossana? No. Strano. No. Comunque, vai, Fabrizio. Io ho conosciuto quest'estate una ragazza che si chiama Rossana e la saluto, anche se sicuramente non ci sta ascoltando. Magari lo farà in futuro. Speriamo, insomma. Bene, bene. Noi non sappiamo rispondere comunque alla sua domanda, perciò andiamo oltre. A scriverci stavolta è una nostra vecchia conoscenza, il nostro caro amico Erasmo da Amsterdam. Per tutta l'estate, giorno dopo giorno, il mio PC è rimasto sul sito di Talenti Sprecati e mandava in continuazione le puntate della scorsa stagione. Poi ieri per fortuna è arrivato mio cugino che è perito informatico e me l'ha aggiustato. Siamo felici per te, caro Erasmo, così potrai ascoltare le nuove puntate di Talenti Sprecati. E poi se il PC ti si impala di nuovo sul nostro sito, lascialo stare. No, no, vabbè, ma sappiamo che quando porti in assistenza il computer, massimo 10-11 mesi e te lo ridanno. Esatto, esatto. Bene, bene, quante mail davvero, Emiliano e Pantera, non so proprio con quale continuare. Diciamone un altro paio. Va bene. Oggi siamo in ritardo per inconvenienti tecnici, ci scusiamo. Okay, vabbè. Allora lascerò scegliere al caso, vediamo un po' anche in godere. Ok, scelgo questa che vedo che tra l'altro hai in allegato un bonifico di 100 euro fatto presso il conto corrente di Talenti Sprecati. Quindi andranno per fondo spesa la nostra trasmissione che deve anche affrontare delle spese. Esatto, ricordiamo che siamo ancora, e correggimi se sbaglio, senza sponsor, quindi facciamo tutto
per ora ancora per la gloria, ma rivolgiamo questo annuncio a chiunque fosse interessato ad avere un proprio spazio su Talenti Sprecati, si faccia avanti all'indirizzo di cui sopra, che potete trovare sul sito di Radio Stap. Certo. Insomma, vediamo chi ci scrive inviandoci questa generosa offerta. È Mario da una località davvero esotica, pensate, Pineta Sacchetti, che dice: cari amici di Talenti Sprecati, vi seguo sempre e non vedevo l'ora che ricominciaste il programma. Anche quest'anno non me ne perderò una puntata. E vorrei sapere se però alla fine mi riporterete il Labrador che mi avete rubato, preso in custodia. Grazie. Caro Mario, grazie davvero per i complimenti e per la tua fedeltà. Continua così, mi raccomando, se vuoi rivedere certo presto il tuo Labrador, che comunque qui sta benissimo, non si può proprio lamentare. Infatti lo sentiamo, che forse lo sentite anche voi. Buono Pruzzo! Ok, sta benissimo, un saluto da parte del tuo cane Mario, sta bene con noi, tu continua ad ascoltarci. Va bene, grazie amici per le manifestazioni di affetto che ci avete dato, noi non avevamo dubbi sul fatto che la nostra trasmissione fosse eseguita. Scusa Emiliano, l'ultima email, sì, che questa ci tengo particolarmente, se ho tempo, è brevissima. Vai. È un'email che ci scrive Mauro dalla Calabria, che dice: Talenti Sprecati è il miglior programma web radio che esiste. Lo facciamo sempre ascoltare i nostri ostaggi e quando stanno lì ad ascoltarvi gli facciamo le foto da mandare ai parenti per il riscatto. Che così sembrano ancora... Bene, caro Mario, visto in quanti modi diversi e imprevedibili può essere utile ETS, siamo davvero contenti per te. Grazie, come, socio. Così come siamo contenti per tutti quelli che ci hanno contattato, invitiamo loro e anche gli altri a continuare a farlo a talentisprecati@libero.it. Con la mia rubrica di posta, Emiliano, è tutto, ripasso a te la linea. Grazie amici. Volevo dire a Fabrizio che, visto che ha chiamato il Labrador Pruzzo, io ho un cane, si chiama Paolo, il cognome può immaginarlo. Paolo VI? No. Vabbè. Inizia con D e finisce con Canio. Ah beh, va bene. Al massimo Paolo di cane, tanto per restare in tema. Io farei scendere in campo Pantera, perché dovete sapere che quest'estate, mentre noi ci accontentavamo di fare i bagni nella piscina, che comunque è grande e bellissima, della Vico Sporting Center, ringrazio l'amico Matteo Perconti per l'ospitalità, il Pantera si è dilettato in una vacanza abbastanza diciamo culturale, tra virgolette. Perché è culturale, perché tu sei andato in doppia esplorazione. Sì, è vero. Ci può dire la natura di questa doppia esplorazione? Sì. Una la dico io, ginecologica. Perché allora, Pantera è andato a Stoccolma, lo dico io, e ha avuto numerose avventure con donne del posto di cui mi ha relazionato. Allora, o mi racconti balle oppure tu neghi in trasmissione, perché ti sentono numerose donne, non può passare che metti le corna. Comunque è vera la seconda ipotesi. Dimmi subito, le donne svedesi cosa hanno di meglio delle donne italiane dal punto di vista dell'approccio interpersonale? Ma ogni donna è diversa. Culturalmente sono un po' più emancipate le donne svedesi, penso, delle donne italiane, così molto diciamo che se la tirano. Io credo che ci sia una certa globalizzazione anche da questo punto di vista. Beh, tutte le donne che ti calzi te sono tutte straniere, anche quelle che sei alla fine. Emiliano, questo tecnicismo può non essere recepito da tutti quanti. Vorresti definire meglio la definizione calzare? L'ho detta prima, l'attività predominante della vita del Pantera. Mamma mia. Vabbè, insomma, per fortuna abbiamo delle nuove amiche che ci sentono anche dalla Svezia. La grande differenza, secondo me, tra le italiane e le svedesi, che le svedesi, vivendo in una nazione sicuramente più progredita, hanno meno problemi
da ogni punto di vista. Anche, non so, anche il classico, la classica offerta economica da parte del maschio di offrire la cena o il pranzo, lì è abbastanza, non è comune perché... Diciamo il perché. Tu dai appuntamento alle donne dopo cena. Perché dai appuntamento alle donne dopo cena? Ripeti ai nostri ascoltatori. Perché costa 3-4 volte quello che... Una cena a Stoccolma costa 3-4 volte quello che può costare a Roma. È tipo 100-150 euro. Ti rendi conto, Fabrizio? Per andare alla normale cena spendi di più di quanto in Italia spenderesti per un pranzo di matrimonio. Sì. Accidenti! Questa è Stoccolma. Sì. È in realtà uno dei pochissimi lati negativi. Però, e nonostante questo, Pantera è riuscito lo stesso ad andare al dunque, quindi complimenti Pantera. Ma no. Allora dici qualcosa di un po' più culturale su Stoccolma. Ma allora, è una città innanzitutto bellissima, perché è posizionata, è composta da 14 isole. Sì, 14 isole, ovviamente non immaginatevi isole molto grandi. Ci sono le gondole anche lì, come a Venezia? No, però c'è una metropolitana molto funzionale che raggiunge ogni singola parte della città, anche la più periferica. Io l'ho provata, è stata un'esperienza magnifica. Solo qua a Roma c'è una metropolitana del terzo mondo. Ma il problema è sempre quello, perché qui purtroppo in Italia... i soldi vengono spesi tutti per pochi ai cittadini, che sono dei sudditi paragonabili secondo me agli schiavi egiziani che costruivano le piramidi. Non viene lasciato nulla, non so se siete d'accordo con me. Sì, va bene. Poi dal punto di vista di ciò di parlare di due aspetti di Stoccolma, che poi lo prenderemo nei vostri puntate. Sì, allora la prima nota che mi ha colpito subito della città è questa, la mobilità. La mobilità a Stoccolma è fantastica. Non solo c'è una metropolitana che serve ogni singolo punto, direi paragonabile solo a Londra come efficienza, ma con due vantaggi in più rispetto a Londra. Il primo è che è una città più piccola. I residenti sono solo poco più di 500.000, 660.000 persone. Il secondo punto è che in quelle poche centinaia di metri dove non arriva la metropolitana, arriva la bicicletta, perché come è possibile abbonarsi alla metro, è possibile abbonarsi anche alla bici comunale. Ogni bici ha una stazione e si può prendere attraverso un abbonamento da qualunque punto della città e si può lasciare in un altro punto dove c'è la corrispondente stazione per la bici. Chiedo un attimo. Prego. Una comunicazione di servizio: ti dà fastidio se accendo l'aria un pochetto perché se ha la velocità minima oppure l'aria del... Ah, questo? Siamo nel tuo regno qui. Ok, quindi, perfetto. E quindi quello che mi ha impressionato, la prima cosa che mi ha impressionato è sicuramente questa mobilità gestita in maniera magistrale, che è frutto anche di una economia democratica, cioè rivolta verso tutti e non verso solo. Quindi la democrazia di Stoccolma ti ha colpito? Sì, beh, diciamo, sì, oltre alla mobilità si esplica questo grande Stato, questa grande democrazia anche nel mantenimento dei monumenti che hanno o delle parti antiche che hanno. Ad esempio, la prima isola, che poi è il cuore di Stoccolma e da cui Stoccolma è nata, si chiama Gamla Stan, che appunto è al centro della città. È un gioiello medievale, come in Italia ce ne sono tantissimi, a dire il vero. Dovunque. Ma una delle caratteristiche non è
una mia idea o una mia impressione è proprio affermato da molti studiosi d'arte e storici, è il centro medievale più ben tenuto del mondo, o perlomeno uno dei centri medievali meglio mantenuti. Appunto, parlando di questa Gamlastan, è la prima isola nata nel 1275, quando appunto nacque, sembra, Stoccolma. Non è una città molto antica, solo 750 anni. Solo Stoccolma? Sì, solo tra parentesi, perché rispetto a tanti altri posti del mondo che sono nati molto dopo, come tutti quelli del nuovo continente, ad esempio, è molto più antica. E però abbiamo questa Gamlastan, questa isola bellissima, non piccolina, che si può girare tranquillamente a piedi in un'oretta vedendo tutto, adornata da questi bellissimi palazzi i cui colori sono stati mantenuti tali proprio come sorsero al principio della loro edificazione, e su di essa c'è anche il Palazzo Reale. Va bene, Pantera, grazie. Prego. Di queste interessantissime relazioni di viaggio, questi interessantissimi appunti di viaggio, che comunque penso che riprenderemo anche la settimana prossima. Ci sarà una seconda puntata di Stoccolma, penso che avrai ancora altro da raccontarci. Beh, considera che è la capitale della Svezia e comunque è una città che è posizionata su 14 isole, quindi se non citarne tutte, almeno le 3-4 principali. Grazie, prego. Grazie Pantera. Io riprenderei un'altra delle rubriche più di successo certificate dai nostri ascoltatori della stagione scorsa, che è quella di Tra Gossip e Realtà. Oggi faremo soltanto... Scusate un attimo, ma Pantera ha detto che non ti dava fastidio il ventilatore, ora ti dà fastidio. No, non vorrei avere problemi. Vabbè, spegni. No, spegni. Lo devi prima spegni e poi fissi, sì, però prima spegni e poi fissi. E casomai giralo. Grazie, scusate ascoltatori di queste comunicazioni di servizio, però qui purtroppo bisogna tenere in considerazione le esigenze di tutti. Gossip in realtà. Io ho Eva 3000 del 4 settembre 2013. E lo sfogliavo e ci stavano delle cose che tanto per cambiare mi hanno fatto salire il veleno. Tipo, c'è il primo servizio dedicato a Belen Rodriguez. Belen Rodriguez, cosa non si fa per amore? Amare il suo uomo per Belen vuol dire concedere se stessa fino in fondo, il suo corpo, il suo cuore, il suo spirito, e anche qualcos'altro aggiungo io. E alla vigilia, cioè? Del matrimonio cambia religione. Ma perché prima era musulmano? All'interno dell'articolo c'è scritto: Belen, a dispetto di quelli che credevano avesse usato Stefano solo per procreare, era da tempo che diceva di volere un figlio, ma quasi Galeotto Fabrizio non era l'ideale. Per amore del suo compagno e per poterlo sposare, ha deciso di convertirsi al cattolicesimo, religione di lui, abbandonando il protestantesimo evangelico. Nessuna ragione spirituale, dunque, solo la voglia di celebrare il matrimonio con un rito meno spartano rispetto a quello evangelico, le solite malelingue, a spingere Belen, infatti, ad abbracciare la fede cattolica e l'amore per Stefano, che altrimenti non avrebbe potuto sposare. In ogni caso, lei si affaccia alla religione cattolica sempre con un fine strumentale. E supponiamo Dio come sarà... contento di ricevere questa nel suo regno questa peccatrice che ha compiuto bestemmie di tutti i colori, tipo ha fatto vedere la farfallina e la farfallona a tutto spiano in televisione, ha rubato il fidanzato ad Emma Marrone quando stanno ancora ufficialmente insieme, e si mostrava in pubblico con delinquente come Corona, quindi è tutto dire. Quindi Belen, secondo me, è il ribrezzo del Padre Eterno. Poi posso dire una cosa, Emiliano? Non sono d'accordo sull'aggettivo che hai utilizzato per descrivere Corona. Non so se Fabrizio pensa la stessa cosa, no?
Secondo ma me... anch'io discosto un po' il mio pensiero da quello di Emiliano e per Corona ho tutta la mia solidarietà dovuta all'omonimia. Ah, certo, sì. Io ce l'ho perché penso che sia una vittima del sistema, questa è la mia opinione perlomeno. Va bene, perché una vittima? È una vittima del sistema perché ci sono persone, o perlomeno di una giustizia che non è uguale per tutti, perché ci sono persone che fanno molto peggio di lui. Non è un ragionamento questo, cioè Pantera, se Corona sta... Corona è un delinquente conclamato, ha fatto estorsioni che non è appena prevista la legge. Cioè, non un po' di quello ha rubato un milione, però c'è la gente che ruba un miliardo, no? Chi ruba un milione deve andare in galera. E comunque lui ha disprezzo tutte le istituzioni, ha disprezzo tutti i codici di comportamento e si pavoneggia di oltraggiarli ed è arrogante fino all'ultimo con la forza pubblica e con la giustizia. Quindi secondo me Corona è un delinquente incallito. Poi a pagina 25 del medesimo settimanale c'è Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Il titolo: quest'amore è una vasca olimpica dove nuotare insieme. Sopratitolo: tra la Pellegrini e Magnini sembra tornato l'amore. Galeotti furono le acque della spiaggia di Jesolo. All'interno dell'articolo qua c'è scritto quello che penso io, eppure chi li osservava non poteva non dedurre che prima o poi i due sarebbero inciampati, tornando romanticamente l'uno nel braccio dell'altro. Allora, secondo me questi due non si sono mai lasciati, perché io li vedevo sempre vicini quando aspettavano l'aereo, quando aspettavano la loro gara, proprio vicini vicini, come due che non stanno insieme non possono stare, così come Pellegrini come Magnini difava sempre per la Pellegrini, era primo tifoso quando la vedeva gareggiare. Cioè, se tra due c'è stato un sentimento e poi si è rotto, cioè ci deve essere una certa repulsione, no? una vicinanza come quasi innamorati. Secondo me, allora, le cose sono due: o appunto la Pellegrini, che è così algida com'è, non ha risentito di un sentimento interrotto, ma comunque ha rivoluto Magnini per il suo interesse unico del sesso, come dicevamo nella scorsa stagione. E infatti il suo periodo di lontananza da Magnini si è visto nel ritorno ad essere competitiva, ha preso un argento a essere libero pur non avendo preparato la gara. E questa è l'idea, la tesi che appoggerebbe il fatto che i due si siano lasciati e poi rimessi insieme. Secondo me invece io non ho mai creduto che si siano lasciati. Secondo me è stata soltanto una durata pubblicitaria per far parlare due volte di loro, una volta quando si sono lasciati e una volta quando si sono messi insieme. Che pensa Fabrizio? È una durata pubblicitaria oppure è soltanto mancanza di sentimenti e di scrupoli della Pellegrini? Ma io penso che sia una trovata pubblicitaria, è la mia opinione, visto che ormai in questo momento storico in cui qualsiasi atteggiamento, qualsiasi frase detta da VIP, semi-VIP o sedicenti VIP cade in un mare magnum di organi informativi, bisogna, se si vuole sempre rimanere sulla cresta di quest'onda, continuare a fornire argomenti al grande mostro dell'informazione, di modo tale che il pubblico non ti dimentichi. A me invece ha colpito il commento, il titolo, posso? Il titolo della giornalista. Questo amore è una vasca olimpica. Ma abbiamo detto, nuotare insieme. Vabbè, no, Pantera, il tuo commento mi serve per il prossimo fatto di Gossip, perché questa è una cosa veramente seria, diciamo. Madonna. Allora, Madonna ha inaugurato una palestra a Roma e la vediamo alla pagina della settimanale numero, questi qua ci scrivono le pagine, non è colpa mia, vabbè, su Eva 3000 comunque, che sfoggia un apparecchio con diamanti a 18 carati. Allora, una parte dell'articolo dice: dare uno zing all'abbigliamento, che non so che è questo zing comunque, un apparecchio dorato a denti, un vezzo che Miss Ciccone è solita sfoggiare ultimamente. Madonna, infatti, si è presentata con una dentiera dorata con 18 carati di diamanti incastonati. Un apparecchio di lusso in previsione della perdita dei denti? Madonna, in barba sui 55 anni suonati, è sempre un'icona di stile.
E con lei sono nate moltissime mode, magari anche questa volta le tendenze dettate dalla materia girl più famosa del pianeta prenderanno piede e vedremo persone sfoggiare vistose tentature dorate come accessori alla moda. I dentisti non la ringrazieranno mai abbastanza. Cioè, quindi lei Allora, per fare tendenza. guardala, guardala, Sì. cioè non si può vedere con Cioè, questo apparecchio d'oro. quindi lei per fare tendenza va nei campi rom Cioè, no, lei allora, cercando spunti. lei ha sempre fatto la brassica, cioè questo è lo schiaffo alla miseria, con tante persone che non mangiano, Pantera. Poi lei faceva anche la testimonial per iniziative umanitarie nell'Africa. È chiaro che anche questa è una che usa, che ha causato queste iniziative umanitarie per farsi pubblicità e avere ancora più Ah, soldi per il nostro sul conto, perché certo. sarà sempre blasfema, questo apparecchio d'oro poi tocca proprio lo schiaffo alla miseria, ma anche nei primi tempi ostentava i Ma crocifissi, soprattutto i carpi zingari, perché. ostentava i crocifissi esibiti come arma sexy, però io questo che mi chiedo, cioè lei facendo questi gesti ha avuto il suo successo, cioè è stata acclamata dalla folle in virtù di questi suoi disvalori, di queste blasfemie che andava, di questi oltraggi che andava propugnando. Questo, io gli chiedo, Pantera, come ragiona questa società? Cioè, che se uno trasgredisce e fa l'opposto di ciò che comanderebbero i valori religiosi e morali, viene portata agli altari. Cioè, che società è questa, Pantera? Probabilmente in chiesa si dice una cosa e poi fuori dalla chiesa, dalle parrocchie, Ma la maggior parte non ce l'ha in chiesa, lo dico io. si divulgano tutt'altri valori. Io credo che la prova del 9 sarà l'affluenza che spero nulla o prossima allo zero in questa palestra. Semmai l'affluenza fosse copiosa, allora c'è poco da fare. Ma già l'affluenza ai concerti, tutte le persone che hanno comprato i dischi in questi 30 anni, Lo so, hanno approvato questo personaggio contro, personaggio contro. parli con una persona che non ha mai acquisito né i suoi dischi né è stato mai a dei suoi concerti, però purtroppo poi sai, se è seguita dalle persone, Con quelle va avendo, lo so, però l'effetto è quello, cioè se poi questo modo di fare suscita dei proseliti, è un po' il discorso, lo dico proprio in 2 minuti, te lo dico, te l'ho detto tante volte a te, anche a tuo padre, non so se è d'accordo anche Fabrizio. Il calcio professionistico, il fatto che il calcio professionistico sia coperto da tutti questi vergognosi milioni o a volte bilioni di euro è colpa soprattutto degli utenti. È chiaro che se le persone si fanno l'abbonamento a Sky, se vanno allo stadio, alimentano tutto questo giro miliardario e vergognoso. Però i calciatori non fanno nulla di male giocando, cioè noi diamo i soldi, però loro non fanno nulla di male. Ah, no, Madonna, le diamo i soldi per peccare, per bestemmiare. Beh, no. Anche se bestemmiano pa parecchi giocatori come Buffon, quando ha preso il gol con la Lazio l'anno scorso, un bestemmione che in primo piano. Comunque i giocatori, il fatto che i giocatori è un grande male, il fatto che i giocatori, persone che prendono a calcio un pallone, guadagnino delle cifre tali da poter sfamare interi villaggi Certamente. dovunque nel mondo. Certamente, però a quel punto, quando mi viene detto, allora che cosa fai? Abolisci il calcio professionistico e le partite dove si vedono? Non vediamo più calcio? No, sappiate, solo nella nostra città ci sono, che so io, 4.000-5.000 campi di calcio, di calcetto, e vi assicuro che è una cosa che faccio io. Ogni tanto mi fermo a guardare dei ragazzini o dei ragazzi che giocano amatorialmente e sono una delizia per gli occhi. Ma c'è la passione, il tifo che c'è sta in Curva Nord, lì, in questi campetti. Beh, ci potrebbe essere, con il tempo ci potrebbe essere, E quindi come alla fine avranno pagati anche loro in proporzione al successo che hanno. Va bene, comunque io no? sono Non sono partito da d'accordo. te sei arrivato a Z. E socio, ci pensi te a lanciare una nuova rubrica?
Si sono già addormentato nel frattempo. Nel frattempo pensavo da B a V e così abbiamo chiuso il cerchio. Ecco. Dici, prendiamo dalle tue labbra, cosa ci propone a questo punto? Beh, caro Emiliano, ti tiro le orecchie perché, come sai, dovresti lanciarmi il mio nuovo argomento con una sigla. Grazie. Ora mi sento pronto per cominciare. Amici di Talenti Sprecati, benvenuti all'appuntamento che tutti avete atteso per mesi. Siamo certi che tutti voi, ovunque abbiate trascorso l'estate, su una spiaggia dorata o in una malga di montagna, immersi in un mare cristallino o in un profondo sonno sulla maca, imbracati a un deltaplano o a un letto di contenzione, tutti voi vi sarete chiesti: quali meravigliosi sondaggi ci proporrà quest'anno Talenti Sprecati? Guarda, io dico, i nostri sondaggi saranno più ad ampio raggio di quelli della stagione passata, in quanto non faremo sempre domande chiuse, ti piace questo o ti piace quell'altro, ma daremo anche la possibilità di dare risposte aperte e anche chiedere come hanno affrontato certe situazioni i nostri ascoltatori, e quindi farli anche parlare di più senza doversi per forza schierare da una parte o dall'altra. Senti, ma ci rifai il verso della pecorella smarrita? Io? Vai Fabrizio, sì, secondo me è stato un picco del nostro programma, questa pecorella smarrita è stata veramente impagabile. Sì, fuori stagione, perché il presepe si fa a Natale, comunque. Stava già cercando la rotta, si è già messa in viaggio. È per quello che è smarrita. Va bene. Beh, però, prima di proseguire, io vi devo confessare una cosa. È vero che i sondaggi sono sempre stati un punto di forza del nostro programma e ci hanno creato anche quella sorta di zoccolo duro di ascoltatori. Ma è anche vero che una delle nostre caratteristiche peculiari è ricercare il rinnovamento, perseguire idee nuove e sperimentare, per non cadere in una soporifera ridondanza di argomenti che siamo sicuri ci alienerebbe prima o poi il consenso degli ascoltatori. Così, mentre anche noi eravamo intenti a goderci il meritato riposo agostano, già è salito un dubbio. Ma non è che il sondaggio, per utilizzare un eufemismo, ha scassato le balle? Ma io direi proprio di no. Il sondaggio è stato sempre il nostro punto forte ed è stato uno dei mezzi più efficaci per interagire con gli ascoltatori. Quindi, secondo me, il sondaggio va mantenuto, poi sentiamo che ne pensano proprio coloro che sono chiamati a fare da rispondenti. E infatti io penso, dopo aver trascorso notti insonni, alla fine ho avuto questo guizzo di ingegno. Chi può dire se i sondaggi hanno scassato le balle, se non proprio il nostro pubblico e proprio attraverso un sondaggio? E così ecco fatta la domanda per questa prima puntata stagionale di Talenti Sprecati. Amici ascoltatori, volete che anche quest'anno noi di Talenti Sprecati vi proponiamo il sondaggio? Il sondaggio per il sondaggio, sarebbe come una sorta di primaria, diciamo. Socio, ma le risposte tu le hai già raccolte durante quest'estate oppure dobbiamo aspettare la settimana prossima per sapere le risposte? No, chiaramente seguiamo la prassi consolidata di Talenti Sprecati. Oggi abbiamo lanciato l'argomento, la settimana prossima raccoglieremo le opinioni e sabato prossimo, come da tradizione, le leggeremo. Quindi certo, deduco però che tu in quest'estate non hai fatto una mazza per la trasmissione. Esattamente, è proprio così. Saranno contenti degli ascoltatori che ci scrivevano prima struggendosi. Beh, però sappiano che mi sono molto riposato e così sono carico di energie per questa nuova stagione. Però un primo attestato che potrebbe influenzare questo sondaggio è il seguente, nel senso che molte persone in ufficio mi hanno già affermato per chiedermi quale fosse la nuova rubrica, il nuovo argomento sulla quale erano chiamati a rispondere, e io ho detto a tutti quanti: pazientate, perché il programma ricomincia soltanto oggi, soltanto il 7 settembre, quindi ancora c'è qualche giorno di tempo prima del ripristino di questa trasmissione, e questo io lo considero un segno tangibile di apprezzamento di questa rubrica, anche se l'atto pratico io vorrei assolutamente vederlo, vorrei proprio delle risposte specifiche su questa domanda. Personalmente, anche se, come i nostri ascoltatori sanno, le nostre opinioni non sono computabili ai fini dei calcoli finali,
Io mi sono divertito, mi diverto nel proporre il sondaggio e sarei favorevole a continuare questa rubrica. Non temerei molto il pericolo della ripetitività, perché in ogni puntata, come hai detto tu stesso Emiliano, anzi ogni due puntate, siamo riusciti a proporre ai nostri ascoltatori dilemmi sempre nuovi e mai banali. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate? Riusciremo anche quest'anno a offrire un ventaglio di idee sufficientemente adeguato per i nostri affezionati ascoltatori? Sicuramente sì, e secondo me questi dubbi che ti sono venuti quella notte, secondo me hai mangiato pesante. È probabile, è probabile. Poi sì, però la settimana prossima ci racconterai pure un po' di appunti di viaggio tuoi, perché qua i cavoli nostri bisogna un po' metterli in piazza, perché siamo tutti una grande famiglia, quindi dobbiamo tutti sapere cosa abbiamo fatto anche nel periodo in cui non ci siamo sentiti. Esatto, e se vorranno i nostri amici ascoltatori potranno fare altrettanto, sempre in quest'ottica. Per rispondere a Fabrizio, le idee sono infinite. Platone aveva supposto un mondo fatto solo di idee, quindi. E quindi non credo che possano finire. Anzi. E forse è per questo che la Fiat decise di produrre quella macchina? Quale macchina? La Fiat Idea. Ah sì? Ah, io il nostro pubblico la ricorda, io non la ricordo, forse sta un flop, tipo no, il Jelly Frog dell'Arci, la cosa del genere. Credo che sia un gioco di parole su Marea, forse. Non lo so. La Fiat Idea, leggo qua da una fonte autorevole come Wikipedia, è un'autovettura di segmento B presentata dalla Fiat alla fine del 2003. Allora, segmento B che sarebbe? Segmento B è quello che va di seconda serie, insomma. Sì, una qualità pessima, come la Fiat ci ha abituato. Comunque, non facciamo pubblicità al contrario. No, comunque, per dovere di informazione, diciamo, è un termine di classificazione dei veicoli. E comunque esiste. Certo, avrà avuto meno successo della Duna, però esiste. Vabbè, andando al sodo, socio, ripeti, domanda e dove gli ascoltatori ci possono rispondere per questo primo sondaggio della stagione. Va benissimo. Primo sondaggio della stagione 2013-2014. Volete che anche in questa stagione noi di Talenti Sprecati vi proponiamo il sondaggio? Casella di posta elettronica? Casella di posta elettronica, ormai la conoscete, ma ve la ridò: talentisprecati@libero.it, oppure in qualsiasi altra forma che voi desideriate utilizzare. Vi aspettiamo. Va bene, amici, allora questo dovrebbe essere il momento di Pantera, che però invece di starsi a ripassare gli appunti di letteratura che ha portato, si stava distraendo con l'Eva 3000, che meno male che te dei gossip non ti interessi, se lo stava mangiando con gli occhi, forse perché sono le foto di Serena Marini che sta sullo scoglio a prendere il sole in bikini, no, e forse era attratto dalla sua bellezza. Ma in realtà c'è scritto beato quello scoglio sul giornale. Le foto che preferisco sono quelle di Emiliano Giunistrini in calzoncini, però perché in calzoncini? Come sta adesso? Come stai adesso? Vabbè, come stai adesso? Va bene, però Pantera. Non posso. Pantera, tu devi ritornare a fare professore qua, perché a Pantera è demandata la parte più letteraria della trasmissione. Oggi di chi ci parli? Di un'altra via di talenti? Sì. Le vie di talenti sono infinite, cioè ancora abbiamo autori da proporvi. Di chi si tratta oggi? Tanti ancora. Dario Niccodemi. Dario Niccodemi, io dico brevemente che via Niccodemi è una via che si diparte da via Renato Fucini all'altezza del bar Scuti, che fa angolo, uno dei bar insieme alla Sud America più famosi di talenti. Tra l'altro la più vicina a questa nostra postazione. Sì, esatto. E in via Dario Niccodemi abitava, tra l'altro, ultimi amici d'infanzia come Marco Salis, che è la nostra comune di tutte e tre conoscenza. E saluto anch'io. E abitavo tutti i miei amici con i quali giocavo a pallone nel cortile adiacente. Ricordo, che bei ricordi, davvero. Attirandoci di l'odio del portiere che ci bucava il pallone del macellaio. Prima o poi ho buco questo vabbè, comunque. Poi andando avanti, questa zona si è fatta, c'è una palestra alla Virgine immensa.
C'è il supermercato Carrefour alla fine di Via Nicodemi, insomma, è diventata un'importante via che si congiunge con Via della Bufalotta e quindi con il Via Sette Bagni, il grande raccordo anulare. Anche Vai con bello, Dario anche Nicodemi. Di bello, che epoca è Dario Nicodemi? nato a Livorno nel 1874, morto a Roma nel 1934. È Quindi è nato stato 100 anni prima di noi. esatto, sì, è vero, non ci avevo ed è morto 40 anni prima. 40 anni Siamo in prima. cifra tonda. No, ed è morto a 70, a a 60 anni, 60 anni. quindi è stata una vita non molto. Beh, oddio, a quei tempi era abbastanza comune, no? Lasciare la vita a quell'età, intorno ai 60 anni. È stato un commediografo, sceneggiatore e capocomico italiano. È noto appunto per diverse commedie. La più importante è La nemica, di cui vi leggerò alcune parti, ed era così apprezzata questa commedia, appunto La nemica, che Tolstoj, niente meno che Tolstoj, la preferiva ai drammi di Pirandello e ai romanzi di Verga. Mi correggo, un secondo, egli ha scritto in prevalenza commedie, questa però è una tragedia perché parla di una famiglia, ci sono dove la mamma, appunto la duchessa Anna, ha due figli, Roberto e Gastone. Roberto e Gastone, lei preferisce in maniera spudorata Gastone, Roberto soffre per questa sua preferenza, le vicende della vita sono tali che partono tutte e due per la guerra. Uno dei figli, e cioè il meno preferito Roberto, muore e Gastone, il preferito dalla madre, ritorna dicendole che l'ultima parola che ha sussurrato prima di morire è stata mamma. Allora, vi leggo velocemente la prima parte. Sapete che le commedie sono ogni dialogo delle commedie è inframmezzato dalla descrizione del luogo in cui si svolge il dialogo stesso. La terrazza del castello di Nièvre, che domina il parco, di cui si scorgono alti sugli altri alberi i giganteschi faggi. La balaustrata di marmo che chiude la terrazza aperta in fondo dalla larga scalinata che scende al parco. Sulla balaustrata una teoria di grandi vasi ricolmi di fiori e di fogliame. A destra e a sinistra i primi gradini della doppia scalinata che conduce da ambo ai lati alle abitazioni. In primo piano, a sinistra, una grande poltrona a sdraio, un tavolo rotondo e un'altra poltrona semplice. A destra, ugualmente in primo piano, altro gruppo di mobili da giardino. Quando si alza il sipario, Fiorenza, sprofondata nei cuscini della grande poltrona, dorme pacificamente. Il libro e il ricamo che la occupavano alternativamente sono per terra. Dopo pochi momenti di perfetto silenzio, Gastone, molto elegante nel suo costume da caccia, viene dal parco, vedendo la fanciulla addormentata. Posa il fucile sulla balaustrata, strappa un fiore da uno dei vasi, si avvicina pianissimo alla dormiente e comincia a solleticarle il viso. Dopo due o tre movimenti di pigra impazienza, Fiorenza si sveglia, mettendole le mani sugli occhi. Quale dei due? Subito. Oh, quale dei due fratelli? Fiorenza, quello che mi ha svegliata. Dunque, il meno intelligente. Brava, avete indovinato. Buongiorno, Miss Fiorenza. O piuttosto, buonasera. Come? Buonasera? Che ore sono? Pranzo meno un quarto. Bellissima sto pranzo in un quarto. Vabbè, dai. Pranzo meno un Grande quarto. Nicodemi. Non è vero. Allora corro a cambiarmi. Non correte. Ho sbagliato di un'ora. Potete riaddormentarvi. Addormentata, sembravate un angelo in riposo. E sveglia, che cosa sembro? Un inglese che ha dormito troppo. Allora,
Devo essere orribile. Non mi guardate. Piuttosto, raccontatemi la vostra giornata. È stata buona la caccia? Stupenda. Una gallina sotto l'automobile. Aspettate, c'è di meglio. Ho preso anche una meravigliosa farfalla. Apre il portafoglio sotto gli occhi di Fiorenza. E Fiorenza dice: meravigliosa davvero. Ed è il vostro ritratto. Ascoltate come conduce questa seduzione molto originale questo protagonista, no? Fa vedere questa farfalla, questa ragazza che vuole corteggiare, ed è il vostro ritratto, cioè la farfalla. Come? Proprio il vostro ritratto. Guardate, seguitemi bene. Ecco qui l'azzurro divino dei vostri occhi. Preciso. Ecco l'oro abbagliante dei vostri capelli. È identico. Qui c'è il rosa angelico delle vostre gote e qui, più in su, il corallo incredibile delle vostre labbra. C'è proprio da sbagliarsi. Ed ecco poi il bianco immacolato della vostra pelle. Non la toccate, la sciupereste. Avete finito? Beh, ora ci sono le somiglianze morali. Va bene, Pantera, grazie per questo contributo letterario. Tu comunque farai una trasmissione a 360 gradi sull'arte, la letteratura e l'arte, sì. che partirà mercoledì prossimo, giusto? Si chiamerà Il mondo in parole per indicare la letteratura a regola d'arte. Benissimo, una trasmissione che andrà in onda quindi ogni mercoledì alle... dalle 21 alle 22. Sempre su stapparadio.it, quindi da mercoledì prossimo ascoltate Il mondo in parole a regola d'arte, condotto dal nostro amico Pantera. Siate numerosi per www.stapparadio.it. Grazie amici, io prima di saluti lancio l'ultima rubrica di oggi, che è una novità di questa stagione, perché io sono molto nostalgico dei tempi della mia infanzia, che aveva un'atmosfera tutta particolare, in primis per la musica. Infatti secondo me le atmosfere di fine anni 70 e anni 80 sono qualcosa di irripetibile. Vorrei quindi ogni settimana proporvi una marcorda musicale di questa epoca. Io partirei in ordine cronologico con alcune canzoni di fine anni 70. Questa sera, questo pomeriggio, vi propongo una canzone che ha fatto epoca, Video Kill the Radio Star. Cosa ti ricorda, Fabrizio, questa canzone? Mi ricorda un cartone animato giapponese, ne vidi a tonnellate nella mia infanzia, e questa canzone leggermente modificata venne riproposta come sigla iniziale. Era un cartone animato della serie Time Bokan, gli esperti del settore sanno di cosa sto parlando, però oltre a questo mi rimanda alla, chiaramente anche per me ricordo, rimando alla mia infanzia, alla mia tenera infanzia. Ed è stata una bella sorpresa sapere di questa nuova rubrica, Emiliano. Ti ringrazio per questo e sono pronto all'ascolto. A me ricorda quella famosa canzone. No? Allora, questa è la canzone del 79. Esatto, è quella. Proprio quella. Sì, ora faremo ascoltare. È un brano pop del gruppo britannico Buggles, formato da Ornette Downes. È un brano, come si diceva il nostro Fabrizio, che ha avuto molte cover ed è celebre per vari motivi, il più noto dei quali è che il video da essa tratto andò in onda per inaugurare la trasmissione di MTV il 1 agosto 1981 alle 00:01. Tale scelta non fu certamente casuale. In primis, all'epoca ancora pochi artisti avevano l'abitudine di realizzare videoclip dei propri brani e Buggles erano tra questi pochi. Inoltre, la canzone d'immagine del video, in cui tra l'altro si vedevano le spot delle radio, parla di una stella della radio che perde popolarità con l'avvento dell'era della musica da vedere. E invece, aggiungo io, siamo ancora qui con la radio, anzi abbiamo anche varcato i confini del web. Infine, il video Kill the Radio Star era stato in testa a lungo nelle classifiche internazionali e ancora nel 1981, quindi dopo due anni, pensate, godeva di molta popolarità anche grazie proprio al suo video molto creativo e godibile. Allora, prima di lanciare questo brano, andiamo con i saluti. Cominciamo con Pantera, che ha sempre un suo manoscritto, ancora non ha messo su un foglio Word tutti questi saluti. Sì, comunque. Salutiamo con affetto Anna, Ivona, Coscia, Eva, Mara e le nostre nuove amiche. Lovisa è un nome molto comune in Svezia.
Malin o Molin, diciamo, la pronuncia è tra la A e la O. E un particolare saluto a Natasha. Bene, grazie. Tu c'hai qualche personaggio maschile da salutare, Fabrizio? No, maschile o femminile non fa molta differenza, almeno in questo caso. Perciò saluto tutti i miei fans e tutti i nostri ascoltatori. Grazie, sempre molto modesto, Fabrizio. Allora, ora video kill delle Restart, dopodiché non andate via perché avremo un collegamento dall'autodromo di Monza per gli aggiornamenti sull'esito delle prove di Formula 1 del Gran Premio d'Italia con il nostro Cesidio Boccia. Quindi video kill delle Restart e poi collegamento con Monza grazie ai nostri amici. Tra poco Cesidio Boccia con l'esito delle qualifiche di Formula 1. Restate con noi, amici, questo è ancora Talenti Sprecati. Amici, eccoci ritrovati qui in questa post trasmissione di Talenti Sprecati, questo speciale che faremo per conoscere come sono andate le prove dell'importante Gran Premio di Monza di Formula 1 e ci affidiamo per questo al nostro esperto Cesidio Boccia che conduce per noi Stap Motore su stapradio.it appunto. Ciao Cesidio, ci sei? Sì, ci sono, eccomi, sono in diretta qui dall'autodromo di Monza, ma sono appena terminate le prove, le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza per domani, Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia che comincia alle 14 su Rai 1 e purtroppo ancora una volta per noi tifosi ferraristi siamo un
una prima linea, una prima fila sotto Red Bull con Vettel, Rosberg e con Vettel e Webber, seguito da Hulkenberg, quarto tempo per Massa davanti ad Alonso, e anche purtroppo in questa occasione partirà in terza fila avendo segnalizzato il quinto tempo. Sinceramente credevamo un pochino che la situazione potesse andare un pochino meglio, da come si erano messe le cose. Avevamo visto nel Q2 l'assenza, tra virgolette, di Hamilton e Raikkonen, due piloti eccellenti che non hanno preso parte alla Q1, e questo poteva lasciar sperare per quanto riguarda un ottimo risultato che non so. Purtroppo è andata come è andata, anche perché nel giro di lancio abbiamo visto un rallentamento finale delle due macchine proprio perché è un'esposizione delle bandiere gialle, e quindi credo che non abbiano potuto dare il meglio di se stesso. Domani non lo so, domani sarà una gara molto, molto difficile, in quanto chiaramente le due Red Bull sembrano imprendibili ormai, però io come sentivo alcuni tifosi qua nel paddock, alcuni tifosi qua sulle tribune, siamo proprio di fronte alla griglia di partenza, quindi noi siamo sulla tribuna centrale, e lascia tutto per sperare, anche se poi alla fine la cosa che per me preoccupa un pochino è proprio Raikkonen su Lotus. Perché dico questo? Perché Raikkonen su Lotus, sicuramente domani questa è una monoposto accreditata ad avere soltanto un pit stop, quindi con questa positività potrebbe, che so, essere la side della gara di domani. Senti, certo, le Red Bull sembrano imprendibili oggi come oggi, sembrano veramente imprendibili. Ecco, no, Cecilio, la gara è lunga e tutto può succedere. Mi senti? La temperatura oggi è molto alta, però domani mi senti? Il 20% di pioggia, quello è, sicuramente non pioverà, però sai, tutto può succedere. E quindi niente, bisogna essere fiduciosi e andare avanti. Certo, sì, quello che sorprende, oltre le due tra virgolette, che hanno preso la Q2 alla Q1, sono sia Hamilton che ha avuto un po' di uscita e Raikkonen. Però quello che sorprende in terza posizione è Hulkenberg, un pilota che secondo me va tenuto d'occhio, ma non da adesso, già da qualche tempo. Quindi ci dovremmo preparare a vedere un bellissimo Gran Premio. Cecilio, mi senti? Sì, mi senti, Emiliano. Ecco, mi devo sento. Fare una domanda, ma secondo te queste Ferrari, che ormai, come è diciamo, fatto consueto in questa stagione, che nelle prove, nelle qualifiche partono, si piazzano un po' dietro, volevo sapere, mi senti, Cecilio? Pronto? Cecilio? Ecco, ti sento. Ecco, volevo dire, le Ferrari partono anche oggi dietro, ma ci sono speranze perché Alonso compia una delle sue rimonte anche domani? Guarda, il circuito sembra molto importante per un velocista, quindi non qui il corso di aerodinamica non serve un carico dinamico molto elevato, però la Red Bull ci ha insegnato che, essendo una macchina non adatta a questi tipi di circuito, da Spa e a Monza ha dimostrato invece di valere anche su questo, in quanto sono state apportate delle modifiche aerodinamiche che hanno portato questi risultati. Però sai, con Alonso tutto è possibile, ci ha abituato, come appena detto, a delle rimonte strepitose, ma più che alle rimonte io direi a delle partenze veramente eccezionali. Quindi domani, partendo sul lato pulito, quindi in quinta posizione, si troverà ad avere un maggior grip sull'asfalto, e le possibilità ci possono essere. Io voglio essere fiducioso, ti ripeto, qui la temperatura sta cambiando e non so se domani avremo questo tipo di temperatura. Credo che avremo una temperatura minore rispetto ad oggi, e questo potrebbe apportare tante situazioni particolari. Quindi abbiamo fiducia, vediamo quello che succederà e crediamo ancora in questa Ferrari, anche se ormai è molto difficile, anche se ormai vediamo questa Red Bull avviarsi verso il quarto titolo consecutivo con Vettel. Non lo so, vediamo un attimino, dobbiamo essere fiduciosi, tutto può accadere, tutto può succedere, basta pochissimo per cambiare l'inizio di una gara. Ecco, Cecilio, mi senti? Sì,
sì, certo. Allora, ti volevo chiedere, proprio per questo, agganciandomi a quest'ultima considerazione, tu che clima hai avvertito tra il pubblico? Cioè, c'è affluenza del pubblico, c'è fiducia, c'è entusiasmo intorno a questa Ferrari? Sì, c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è speranza, c'è molta positività. Sentivo anche qua dei tifosi, ne parlavo poco fa, sentivo dei pareri, e diciamo che chi viene qui a Monza viene sempre con un attributo positivo. E sono certo anche a parere dei tifosi che domani potrebbe essere una bella gara, fermo restando che per ora il risultato, la pista, dice Red Bull. Però vabbè, siamo subito un gradino dietro anche noi, ti ripeto. Alonso ci ha abituato a delle partenze stratosferiche. Vedremo un attimino quello che succederà. Avere Massa in quarta posizione è significativo, significa che qualcosa è successo proprio nell'ultima variante. Io adesso non so se riesce a sentirmi, ma si stanno accendendo i motori della GP2, quindi siamo in diretta anche questo, che tra pochissimo partirà la GP2. Quindi ti credo, voglio essere positivo, voglio sperare in bene. E poi tutto, ti chiedo, la gara è comunque una cosa che tutto può succedere. Lo vedi che qui, guarda, basta vedere. Si sente benissimo, per esempio. Bellissimo momento di radio. Con le frequenze che sta a radio, una cosa bellissima, affascinante. Sono un po' di dice che io momentaneamente non riesco a sentirmi, chiaro, perché il controllo che questo cuore è stato. Cioè, Silvio, grazie per... È bellissimo sentire questi rumori di fondo. Cesilio, grazie per questo collegamento, Cesilio. Ti ringrazio per questo collegamento e soprattutto per averci fatto sentire questi effetti live. Ecco, parla, dimmi, vediamo. Grazie Cesilio, grazie. Sì. Grazie di tutto. Sì, ti senti, Emiliano, ti sento. Sì, ti voglio ringraziare di questo collegamento. Cesilio? Emiliano? Cesilio, mi senti? Cesilio? Beh, questo è bello della diretta. Cesilio? Mi senti? Ecco, adesso ti sento benissimo. Allora, Cesilio, io ti ringrazio di questo collegamento e ti ringrazio anche di averci fatto sentire questi effetti live dal circuito di Monza. In diretta, esatto. Allora, diciamo, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori domani, prima della gara, collegamento con Roberto De Angelis, e poi andremo in palinsesto preciso, domani ci sentiremo, avremo l'anticipazione della gara e il post gara che faremo sia con Roberto che con Alessandra Benedetti verso le 17.30, 18 più o meno, questo così daremo altre notizie riguardanti la gara, come è andata. Quindi amici, bocca al lupo a tutti, grazie ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle frequenze di Star Radio. In diretta da Monza, Autodromo e Gran Premio d'Italia, voce Cesilio, vi dà appuntamento domani. Grazie Cesilio, forza Ferrari, a domani con il palinsesto di Stap Radio sulla Formula 1. Grazie, ciao Cesilio. Ciao. Bene, veramente tutto per oggi con Talenti Sprecati e con questo speciale sulla Formula 1. Grazie amici ascoltatori, non ci lasciate neanche la prossima settimana alle 14.15, nuovo orario con Talenti Sprecati, sabato prossimo, state con noi e grazie dell'ascolto. Ciao Pantera. Ciao caro, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.